Chi ricorda questo striscione? Mai più prigionieri di un sogno, il sogno Serie B. Correva l'anno 87-88 e il Cosenza centrò dopo 24 anni la promozione nella serie cadetta. In panchina c'era Gianni Di Marzio, allenatore della squadra rosso-blu che i tifosi cosentini non hanno mai dimenticato. E da ora il suo nome lo leggerà chiunque si recherà al San Vito Marulla, perché percorrerà largo Gianni Di Marzio. Una promessa che era stata fatta dal sindaco Franz Caruso alla famiglia e che oggi viene mantenuta. Cosenza è una città che non dimentica, e così come papà non aveva mai dimenticato Cosenza nel corso degli anni, perché quello che ha ottenuto qui è scritto sarà scritto nelle pagine di storia di questo club. Quella promozione fu qualcosa di unico, c'era una simbiosi incredibile con la città e quindi papà si sentiva il rappresentante di una città, si sentiva il suo condottiero, il capopopolo e quindi credo che Cosenza abbia riconosciuto proprio questa grande passione che papà e tutta quella squadra trasmise in campo per ottenere la promozione attesa da 24 anni, ma fu come uscire da un inferno, no? E ricordo ancora lo striscione qui al San Vito, mai più prigionieri di un sogno. E in effetti, grazie a quell'impresa, la città tornò a risplendere. E quindi ringrazio l'amministrazione, il sindaco che ha mantenuto la promessa che aveva il giorno della presentazione l'anno scorso espresso a tutto il pubblico. E sono felice, chiaramente siamo orgogliosi come famiglia, che chi verrà qua a vedere le partite, chi passerà dallo stadio potrà lì vedere in largo Gianni Di Marzio qualcuno che ha lottato per il Cosenza e per portarlo dove meritava. Un personaggio che ha scritto pagine di storie importanti nel calcio cosentino e che con la città ha mantenuto sempre un legame speciale. Diciamo che questo era un impegno che avevamo assunto insieme al sindaco, penso già da qualche tempo. Ora siamo riusciti appunto a farlo e lo facciamo con piacere perché ovviamente Gianni Di Marzio per noi ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per il Cosenza Calcio. Un uomo che per la città, prima ancora che per lo sport, ha dato tanto. Non si possono dimenticare le gesta di quella avventura calcistica dell'87-88 che ha regalato dopo, mi pare, 24 anni a Cosenza la serie cadetta. È stato fatto non solo con grande capacità tecnica, ma con grande amore per la città, perché Gianni Di Marzio era legatissimo a Cosenza, sono rimasti legati la moglie e il figlio qui alla nostra città, per cui non potevamo non ricordare degnamente una figura che attraverso lo sport ha dato anche tanto alla nostra città.